E ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi tentiamo di riparare questa piastra cassette della Sansui, modello SC1110. Allora, quest'oggi abbiamo qui sul tavolo operatorio questa piastra che ho già aperto, perché sono andato un po' a sbirciare cosa c'era dentro e a capire quali potessero essere i problemi. Allora, presentiamolo un attimo. Questa è una piastra che arriva direttamente dalla fine degli anni 70, in particolare questa è stata prodotta nel 1978, è stata prodotta nel biennio 78-79 da Sansui, era il loro modello di piastra registrazione entry level e costava ai tempi $200, che attualizzati al giorno d'oggi sarebbero circa $1000 odierni, quindi comunque non una piastra esattamente economica. Questa piastra poi in particolare aveva questo sistema di caricamento della cassetta che si chiama Direct Ohmatic, ovvero la cassetta non aveva un cassettino che si apriva ma veniva caricata direttamente nello slot per le cassette. Andiamo a vedere in questo modo. Questa era una delle sue principali caratteristiche, vedete che la cassetta si inserisce in questo modo, permettendo di caricare e scaricare la cassetta in maniera molto più veloce rispetto a quella dei convenzionali registratori. Qui ci sarebbe anche una copertura in plastica che purtroppo non ho. Poi, cos'altro dire? Una piastra di registrazione a due testine, singolo motore, abbiamo il selettore per il tipo di nastro, per il bias che comprende i nastri normali, i nastri al cromo, i nastri al ferrocromo, sistema di riduzione rumore Dolby B. Selezione degli ingressi, doppio potenziometro per il regolamento, la regolazione del volume in ingresso, doppio V-meter analogico, uscita cuffie. Altra particolarità di questo modello in particolare è che è la versione americana, quindi funziona a 110 volt. Io ho acquistato questo convertitore a pochi euro da Amazon. Diciamo che fa il suo lavoro, ma non è il massimo, però comunque funziona, è semplicemente un trasformatore che passa dai 220 volt italiani ai 110 americani. Piccolo appunto, quando dovete alimentare apparecchiature a 110 volt 60 Hz in Italia, fate attenzione perché comunque alcune di queste piastre utilizzano la frequenza di rete per il loro funzionamento. Non è il caso di questa piastra che l'ho provata, mi sembra che non si basi sulla frequenza di rete per funzionare, però poi comunque andrò a fare qualche aggiustamento, poi qualche verifica quando avrò finito di sistemarla. Allora, questa piastra ho avuto veramente veramente tanta fortuna, l'ho trovata sul marketplace di Facebook a una trentina di euro circa e non me la sono assolutamente lasciato sfuggire. Il venditore mi ha detto sostanzialmente che questa piastra aveva un problema con la riproduzione, infatti funzionava solo uno dei due canali della testina di lettura. Una volta accesa poi ho notato che i due V-meter non funzionavano per nulla, infatti nessuno dei due si animava, solo quello del canale sinistro aveva un leggero movimento, ma nulla di più. Il venditore mi ha detto che lui ha seguito il segnale fuori dalla testina, è arrivato dentro il circuito, segno che il segnale arrivava dalla testina, ma poi si perdeva e non funzionava né in uscita cuffie né in uscita di linea. Allora, io ho analizzato molto velocemente il circuito, io ho subito dato la colpa a un possibile condensatore, in realtà erano due resistenze che erano completamente andate, erano delle resistenze, queste resistenze qua, le ho cambiate, erano da 33 ohm se non mi sbaglio, comunque le ho cambiate, e adesso andiamo a vedere che inserendo la nostra cassetta e mandando in play, uno dei due V-meter funziona, l'altro continua a animarsi poco, ma a non funzionare. Qui sicuramente le cinghie, esatto, le cinghie sono da rifare, perché ok, sono da rifare le cinghie, lo rifaremo appena mi arrivano, diciamo, e poi bisogna risolvere il problema del V-meter. Avendo cambiato, vedete che questo funziona e questo no, si vedrà molto poco. Cerchiamo di, spero che si veda, non sono ovviamente ancora regolati, infatti vedete va tutto a fondo scala, anche se non è quella la funzione, cioè non dovrebbe, diciamo, andare a fondo scala. La riproduzione è tutta sballata, va molto a ondeggiamenti, diciamo, continua a variare la velocità. Questo perché la cinghia non è la sua, quella che è montata, tutte le cinghie sono andate, non sono rotte perché ovviamente la cassetta gira, ma sono completamente da rifare. È stato fatto un lavoraccio su questa cinghia, è stata presa una cinghia tagliata, accorciata, giuntata con della colla, veramente vabbè. Funziona, diciamo che si accende. Il circuito è un po' da rivedere, ho controllato al volo i condensatori mi sembrano comunque tutti a posto.
Come detto, io ho trovato due resistenze che erano completamente andate, quindi suppongo che il problema a questo V-meter sia dovuto a qualche resistenza, qualche transistor un po' in perdita. Col service manual ho controllato le tensioni, diciamo che le tensioni ci sono, ma non sono proprio le tensioni che dovrebbero esserci. Ci sono dei nodi in cui sono riportati 7 volte, ce ne sono 5 e mezzo, quindi diciamo che il problema al V-meter potrebbe essere semplicemente il transistor che lo pilota o la resistenza che regola il fondo scala che è andata e bisogna un attimo ricontrollare tutto. Quindi adesso vado a, come dire, a controllare tutto il circuito, componente per componente, finché non trovo gli indiziati. Comunque vi aggiornerò con dei video un pochettino magari in bassa risoluzione, magari fatti col telefono, perché ho gli esami in questo periodo con l'università, sono un po' preso e non riesco a fare dei video regolari, quindi questa roba la faccio un po' la sera, quando ho tempo, quando nel tempo libero, quindi ovviamente non posso seguire e fare i filmati fatti bene, perché sennò perderei un sacco di tempo. Quindi documento tutto con il telefono e poi metto qualche clip. Magari vi spiego un attimo in una clip finale quello che è quello che aveva, quello che non aveva, i problemi, gli aggiustamenti che sono andato a fare, di modo che possa uscire un video, insomma, interessante. Ok, lo schema dei due stadi, sinistro e destro, è speculare, quindi analizziamo in questo momento quello superiore. Eccoci qua. Le resistenze che ho sostituito, quindi queste resistenze qui, che sono in particolare questa resistenza qui, in particolare è quella gialla viola nera oro, resistenza R107 e R108, entrambe da 47 ohm, sono le responsabili della variazione della caduta di tensione da questo punto a 15 volt a questo punto a 14 volt. La caduta di tensione sulla resistenza R108 è di 1 volt e determina il funzionamento per tutti i transistor dal 3 TR08 in giù, quindi TR08, 06 e via dicendo. Una volta cambiata questa resistenza e la sua gemella nell'altro stadio, le tensioni tornano al loro posto e la polarizzazione dei transistor torna a funzionare nella maniera corretta. Ok, la piastra di registrazione registra e riproduce in maniera corretta l'audio dalle uscite, quindi vediamo che l'audio entrante dal jack del microfono della linea d'ingresso passa nella sezione di preamplificazione, nella sezione di riduzione del rumore del Dolby e poi viene ripartita tra la testina di registrazione, nel caso di registrazioni, e il V-meter comandato dal transistor TR09. Stessa cosa nella parte di riproduzione, abbiamo che il segnale arriva dalla testina di registrazione, passa nel circuito di riduzione rumore, esce e va parallelamente sia alla linea di uscita che all'uscita cuffie che al V-meter. Ora, siccome l'uscita cuffie e l'uscita di linea funzionano correttamente, il problema viene ristretto a quest'area, ovvero al transistor TR09, al trimmer di regolazione VR05 e al diodo D05. Ora, il trimmer VR05 e il diodo sono funzionanti. Abbiamo visto che la polarizzazione del transistor TR09 è corretta, quindi il mio sospetto è che il transistor TR09 non amplifichi il segnale come dovrebbe. Questo perché? Perché il segnale abbiamo detto che esce dalla linea di uscita dalle cuffie con lo stesso livello tra i due canali, quindi il segnale viene correttamente amplificato e filtrato dal circuito di riduzione del rumore Dolby e viene correttamente mandato alle uscite. Quindi il problema di pilotaggio del V-meter è ristretto a questa parte del circuito qui. Quindi andiamo a scambiare il transistor TR09 con il suo equivalente sull'altro canale per controllare che sia effettivamente il transistor a non funzionare. Ok, sostituito il transistor TR09, qui segnato con un pallino, non ha risolto il problema. Dopo un'attenta analisi, tre piste erano interrotte, ovvero questa qui, questa qui e questa qui. Ricostruite le tre piste, il V-meter è tornato a funzionare. Ecco, infatti possiamo vedere i due V-meter che funzionano, ma non sono regolati in maniera giusta. Adesso andremo a cambiare le cinghie e fare tutte le tarature del caso con cassetta apposita con toni preregistrati come da service manual. Vediamo che comunque i due V-meter continuano a funzionare. Il selettore di tipo di nastro funziona, il riduttore di rumore Dolby funziona, il commutatore tra linea e microfono funziona, quindi
la manopola di regolazione del volume indipendente per i due canali non funziona, infatti qui vedete che il canale si sposta, ma in realtà qui la manopola, questa parte interna, vedete che sta venendo via, va reincollata e questo potenziometro va sbloccato perché risulta veramente difficile da operare. Quindi adesso andiamo con del disossidante, con del WD-40 detergente contatti, quindi quello che non lascia residui. Assolutamente non usiamo il WD-40 normale perché andrebbe sì a funzionare in un primo momento, ma andrebbe poi a creare un'incrostazione all'interno del potenziometro che a lungo andare peggiorerebbe le caratteristiche. Andiamo quindi a usare un detergente contatti, un disossidante che non lascia residui ed evapora velocemente. In alternativa possiamo anche usare dell'alcol isopropilico, non l'alcol denaturato rosa classico perché anch'esso lascerebbe dei residui. E successivamente andremo anche a rincollare il pezzo di plastica trasparente sulla manopola nera con della colla del superatta, che andrà benissimo. Dicevo, ho trovato un altro problema su questo cavo azzurro e nero, questo qui. La massa di questo cavo era dissaldata, si era rotta ed era staccata dal circuito, il che non permetteva all'ingresso microfonico anteriore di funzionare nella maniera corretta. Andiamo ora avanti nella cassetta dove c'è un tono di test a 1 kHz e vedete come si vede bene che uno dei due V-meter è più alto dell'altro. Inoltre si può notare che le cinghie non sono quelle corrette perché si noterà pochissimo, ma la lancetta del V-meter tende a oscillare leggermente. Si vede molto meno nel V-meter, ma si sente proprio nella riproduzione che il tono a 1 kHz non è preciso, ma è oscillante. Ne posso sentire il fischio continuo del tono a 1 kHz e si sente un fischio leggermente tremolante, sintomo appunto che le cinghie slittano. Infatti andiamo a vedere quella che è la cinghia. Vedete che su questa cinghia è veramente stato fatto un lavoraccio, non l'ho fatto io ovviamente, ma sostanzialmente è stata presa una cinghia che non era sua, è stata, guardate qua, tagliata per adattarla alla dimensione e vediamo se trovo il punto. E poi qui, vedete, la cinghia non era sua, l'hanno tagliata e giuntata, incredibile, per farla entrare qua. È stata giuntata col superattaccato, figuriamoci. Le altre cinghie invece sono queste qui, sono originali. Sono quelle originali del lettore, non sono ancora molli, sono ancora abbastanza rigide, ma il pacchetto di cinghie le comprende tutte quante, quindi le andiamo a cambiare tutte quante. La lampadina, questa qui, della retroilluminazione della cassetta, aveva un po' la gomma di sospensione rotta, semplicemente con una fascetta fermo i cavi e la lampadina rimane in posizione. Perfetto, sono andato a cambiare le cinghie con un bel set di cinghie nuove, una qua, una grossa qua del capstan. Una per il contanastro qui e un'altra che non si vede mai qui davanti. Il motore aveva un problemino sulla vite di regolazione della velocità, quella che si trova dietro questo buchino bianco. Era un po' ossidato, semplicemente gli ho dato un po' di disossidante, l'ho pulito per bene, l'ho rimontato e adesso funziona perfettamente. Ok, e quindi adesso stiamo riavvolgendo una cassetta, facciamo un test per vedere se tutto funziona. Cinghie nuove, sostanzialmente tutta la componentistica interna è rimasta originale. Eccezione fatta per questa resistenza e per un'altra resistenza qua sotto. Adesso vado un attimo a ordinare i cavi e sostanzialmente abbiamo finito. Sembra funzionare abbastanza bene. Ho anche fatto un allineamento delle testine con il vector stock copio su PC. Ho fatto un allineamento generale, ho controllato i livelli e tutto mi sembra nella norma. Ho regolato anche i due V-meter perché vadano esattamente come dovrebbero, insomma, da service manual. Ho controllato le specifiche, i voltaggi, le tensioni sono tutti nella norma, nelle specifiche di service manual. Quindi adesso faccio una registrazione da YouTube su questa cassetta al cromo della TDK con il Dolby acceso. Faccio la registrazione dal computer sul registratore e poi ve la faccio ascoltare registrandola direttamente dall'uscita audio del registratore, così potete insomma apprezzare la qualità audio di questa registrazione, del registratore. Vediamo se funziona l'autostop alla fine della cassetta. Eccoci qua. E l'autostop funziona. Quindi adesso vado a registrare e poi ascoltiamo il risultato finale. In questo momento sto iniettando semplicemente un segnale sinusoidale a 1 kHz. Sono in pausa per vedere il livello, come vedete è giusto. I due V-meter si muovono esattamente in contemporanea per i due canali. Ok, e adesso vado a prendere
una canzone dalla libreria di YouTube. La canzone che andrò ad utilizzare è questa qua, Nightshade Adhesive Wombat No Copyright 8-bit, una canzone che uso spesso nei sottofondi di YouTube senza copyright. Quindi, allora, vado a togliere la pausa. E adesso do play. I TV meter funzionano, anche le luci ovviamente funziona tutto, però è da resettare il contatore, niente. Tanto ero all'inizio della cassetta. E adesso vi faccio ascoltare ovviamente il risultato registrato. Benissimo ragazzi, qui sta ancora andando, sto finendo di registrare, ma il video si conclude. Questa parte finale sarà un po' di pessima qualità perché sto registrando con il telefono. E niente, il video si conclude, se vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi, commentate, se non so se volete dirmi qualcosa, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima, ciao!